Il fatto che una scuola di architettura abbia assuma come tema principale un tema talmente partecipato da portare a riunioni di questo tipo, devo dire, mi ringiovanisce e mi conforta. Io poi ho una passione particolare per i miei studenti, naturalmente voi forse non cogliete la fortuna che abbiamo. Noi invecchiamo ovviamente, loro hanno sempre la stessa età. Ogni anno facciamo lezione a ventenni e quindi siamo costretti, non abbiamo alternativa che di restare. Beh, fuori corso cerchiamo di non... Sì, ce n'è due o tre lì, o comunque studenti lavoratori che lavorano al magistrato alle acque, che non sono proprio giovanissimi, ma il solo fatto che siano nostri studenti li ringiovanisce accanto agli altri. Allora vorrei solo dire questo, ormai tutto è già stato detto come presentazione, che intanto volevo chiarire che esistono, come posso dire, due UAV, posso dire questo? Io vivo a Milano, ho poca dimestichezza con Venezia, se non vengo tutte le settimane. Non progetto, non ho mai progettato. Voi forse sapete che noi abbiamo cambiato rettore con un voto che ha visto il rettore uscente in minoranza in tutte e tre le categorie, sia i docenti che il personale non insegnante che gli studenti. Non è così frequente che un rettore non sia rinnovato con questi numeri, quindi forse qualche motivo c'è che vi lascio immaginare. Evidentemente in quella votazione si è espresso l'altro UAV. Se pensate che il rettore attuale, e io veramente mi cadevano le calze, lo so come dire, perché termina dopo che ci fu un grande discorso, tutto che magnificava, diciamo, i risultati della gestione del rettore uscente. Alla fine del secondo incontro, Amerigo Restucci, con una voce sempre più flebile, terminò dicendo: ma la mia candidatura ha voluto essere solo una testimonianza. Mi sono detto, adesso dirà e la ritiro e siamo finiti, no? E invece non ha detto e la ritiro, però si è fermato lì e ha preso il numero di voti che ha preso. Quindi evidentemente, insomma, sotto traccia, certe sensazioni che l'università debba avere un ruolo e non un altro ruolo, pensiamo all'ISPRA, cosa è stato, no? La costituzione dell'ISPRA e tutta questa attività progettuale del nostro Ateneo, che è andata ben al di là, diciamo, del compito istituzionale, no? Anche con questa forma societaria. Chiusa questa parentesi, volevo dire due o tre cose. Intanto ringraziare, perché abbiamo sempre sponsor, l'impresa Intercantieri Vittadello, che non è tra quelle che fanno parte del raggruppamento S-Capital, non è Mantovani, non è Condotte, non è Grandi Lavori Fincosit, che ci ha permesso di organizzare questa doppia manifestazione. Vorrei ringraziare i miei colleghi docenti del laboratorio al terzo anno del CLAME, Federico Della Puppa, Antonella Faggiani e Viviana Ferrario. Credo che con i ragazzi che si laureeranno quest'anno, appunto perché è una laurea triennale, abbiamo fatto un buon lavoro. L'anno scorso già ci eravamo allenati, li abbiamo fatti lavorare sull'M9, cioè andiamo dal Lido a Mestre. Credo che siano due aspetti di Venezia altrettanto diversi, ovviamente, entrambi rispetto alla Venezia storica, alla Venezia celebrata. E in quel caso abbiamo studiato i sei progetti dell'M9, cioè di questo nuovo centro. Credo che sappiate che la Fondazione di Venezia dovrebbe, no, avere ancora i soldi per realizzare, che per Mestre significa finalmente un momento di eccellenza culturale che non ha mai avuto, è sempre stata trattata come la sorella povera. Ecco, questo per dire che questo corso di laurea in management del progetto è stato voluto per formare esperti anziché autori di progetto, cioè ragazzi che in 3 anni
non si montano la testa di essere dei creativi con 140.000 iscritti agli ordini degli architetti di creativi in Italia, ce n'è già a sufficienza, ma che invece entrano nel merito di tutto quello che rende un progetto fattibile, finanziabile e anche accettato alla gente, no? E anche, diciamo, perché questo è un aspetto della fattibilità non da poco. Ho detto quando mi hanno intervistato, e naturalmente confrontare Firenze e Venezia sono molte forzature, ma per qualche motivo questo enorme edificio che è che è accanto alla stazione Leopolda, che è il Teatro del Maggio, che è venuto Paolo Desideri a presentarlo, noi fra l'altro abbiamo casa a Firenze, quindi qualcosa ne so, non ha suscitato alcun tipo di reazione negativa, ma per molti motivi evidentemente. Per esempio, il Comune di Firenze ha acceso un mutuo, un patto di stabilità, non so come abbia fatto Firenze, sì e Venezia no, non ha preso un pezzo della città e l'ha venduta a qualcuno per pagarlo, ma ha trovato i soldi in altro modo. E questo sicuramente è un vulnus che gli è mancato. Il commissario straordinario Elisabetta Fabbri, che era con noi lunedì scorso all'IUAV in questo dibattito, e che è con noi anche oggi, scusa, vieni qui Elisabetta, vieni davanti, ha avuto il compito di occuparsi solo di quell'edificio, non ha dovuto, diciamo, non è stata coinvolta in un'operazione immobiliare eccetera che esula completamente dall'uso di denaro pubblico. Il progettista è stato lo stesso dall'inizio alla fine, e quindi ha potuto, diciamo, dialogare con il comune, con i suoi rappresentanti, insomma ci sono vari elementi veramente che mostrano un percorso più virtuoso rispetto a questo.